avranno il compito di presidiare maggiormente il territorio, le zone più sensibili della città e intervenire dove c'è bisogno, anche diciamo in maniera repressiva. Basco rosso, divisa blu e dotazione speciale, così si riconosceranno gli agenti del reparto antidegrado della Polizia Municipale di Arezzo, che dai prossimi giorni potranno contare anche su una nuova stazione mobile. Finalmente è arrivato questo nuovo veicolo per cui verrà utilizzato per la ricezione delle denunce di tutti gli esposti dei cittadini, quindi verrà utilizzato in tutti quei casi e in tutte quelle situazioni in cui è necessaria una nostra presenza nel centro città, ma anche nella periferia, quindi si potrà spostare anche nelle frazioni, dove si ritiene opportuno la presenza della Polizia Municipale. Il furgone girerà per la città in orari differenti, insomma come un vero e proprio ufficio mobile. Questo mezzo è stato acquistato proprio per invertire un po' la prassi che vede oggi il cittadino andare a fare richieste, a interfacciarsi con la Polizia Locale presso la sede, presso il comando in via Sette Ponti. Bene, con questo mezzo e con quelli che seguiranno, vedremo se e quanti ne seguiranno, si potrà invece andare verso i cittadini a proporre loro un contatto direttamente dove loro vivono, dove loro lavorano. Questa è a dimostrazione dell'interesse e dell'attenzione dell'amministrazione nei confronti del tema più generale della sicurezza. Gli agenti del reparto antidegrado, oltre a pistola, manette e spray al peperoncino, indosseranno sempre una body cam e, terminata la fase di sperimentazione, avranno a disposizione anche il taser. Stiamo sperimentando questo sistema che ormai diciamo diffuso un po' in tutto il mondo e questo qua ci consentirà di acquisire le immagini sul campo in situazioni di emergenza, quindi ha una veloce attivazione, sono fatte apposta per l'uso di polizia e quindi consentirà di riprendere con un angolo di visione molto ampio audio e video, e queste immagini poi potranno essere utilizzate diciamo in campo forense.